Beh ragazzi, Bella, tutti siamo il ghetto, siamo oggi qui, siamo qui su una siamo Alo e Dado, siamo qui a iniziare questa una nuova serie, critica una nuova con serie, una bella persona dietro, vedete? una nuova serie che si intitola Videocritica alle persone che non meritano di stare su YouTube, il tuo tubo, questo non merita di stare sul suo Noi ci tubo. meritiamo di essere sul tubo, di avere miliardi di iscritti, ma Ecco. no, lui no. Lui no, anzi ha più di noi perché lo pigliano per il culo. Allora, chi è questo tizio? Si chiama Presentacelo. Andrea. Andrea. Cognome Binetti, come lo c'è? Andrea Cercatelo su Binetti. Facebook, rompete Andrea il Binetti. Gabinetti Rubinetti. Allora, questo ragazzo fa video, recensisce praticamente o critica qualcosa, problemi di vita sociale gravi, come in questo video che vedrete. Come genitore contro figli, questo Questo video. video, come vedete dal Il titolo. suo canale, logicamente, Andrea, è tipo L Poi ve lo maiuscola, O facciamo, lo minuscola, G linkiamo, lo maiuscola. facciamo Poi vedere lo linkiamo, tutto. ora ogni volta, ora vedremo questo video, ogni volta che dovremo per forza ridere o vomitare, tipo, stoppiamo un attimo perché è evidente la cosa. Ciao ragazzi, qui è logicamente Andrea. Oggi è un video critico. Allora, già premettiamo il fatto che non si può iniziare un video con tutto che si sbraita Cioè, tutto. voi non ci vedete perché volevo mettere la webcam, ma 2 FPS avrà. Sì, Quindi infatti. fa schifo. E si vede questo che sbraita e muove le braccia come un Cioè, ma è proprio. forsennato. Non si può iniziare così un Cioè, video. oi. Oeh, faccia di culo, non si può Guarda, iniziare così il video. continuiamo. Allora, cos'era una critica alla canzone di Ma Jason no, Derulo e allora, Snoop Dogg, Wiggle Wiggle Wiggle? questo chiamasi autismo. O bimbo minchismo, Quando una semplice. persona che soffre di autismo o di bimbo minchismo, allora una persona sfotta una canzone così, senza motivo. È come se io mi metto a sfottere Dragon Ball. Uguale, uguale, Ma ma. con Però sti occhi da catafratto, sto cioè. con sibaritico proprio. Sto guardando. Xbox, Ci tenevo a parlare del tema di oggi che trattasi di adolescenza. Ah. Adolescenza. Quella che tu hai perso. Sì, purtroppo per te. Adolescenza, ragazzi. Dove in Molto pratica, semplice. l'altro giorno, leggendo su Facebook, uno stato c'è scritto: 5 ragazze tornano da una gita e 7 rimangono incinte. Allora, qua c'è qualquadra che non La cosa. matematica qui è un'opinione, perché se 5 ragazze partono e ne tornano 7 incinte. Cosa ne tornano? Cioè, ne Se qualcuno si ha sduplica, rapita qualcuna, qualcuno probabilmente. si sduplica perché. Allora. No. Cioè, scusate, tot ragazze rimangono incinta. Allora, Ok. da dove l'hai tirato fuori quei 7 dunque? E poi si è scusato, quindi Sì, vabbè, scusiamola, un ragazzi, tot, dai, poi. ok, vabbè, un tot di. Di cui 7 rimangono Cosa? Cioè, un tot. Allora, si sbaglia subito. Un tot di ragazze tornano. Se dici 5 partono e tornano 7, di cui un tot, di cui sempre di questo tot arrivano 7, alla fine hai detto un cazzo, non si capisce se sono 5, 7 o un numero indeterminato. Ma stiamo scherzando, ragazzi. Sì, stiamo scherzando. Sulla matematica non si scherza. Oalua. Perché il punto di domanda è un palloncino, cioè muoviamo le mani a palloncino. Perché punti domanda strabici, probabilmente. No, non stiamo scherzando, cara Lingobrigida. Lingo prima che. Se vuoi essere simpatico, cioè non dire Lingo Brigida, ma. Cioè, piuttosto il classico Ermenegilda stava meglio. Genoveffa, Anastasia, ma è Lingo Brigida, ma cos'è? Un nome a caso. Ebbene Tutto questo. sì, è successo l'altro giorno su Facebook, un paio di giorni fa, una settimana più o meno, che delle ragazze, per lo più, erano tornate incinte, i genitori si erano lamentati. Mi pare più che giusto che i genitori si debbano lamentare. Aspetta. Ovvio. Ci sono dei professori che non vi tengono d'occhio, allora chiamo subito la presidenza e ti faccio portare via da quella scuola. Cioè, se un genitore parla così, proprio è un duro, è proprio uno che dice ora ti levo dalla scuola, eh. Attenzione, vado dalla presa e la sculaccio. No, ti prego, mamma. Sono stata ben fornata da Improvvisazione. qualcuno. Doc. Cosa? Infornata? Infornata. Vabbè, magari dalle sue parti si dice così, ma basta. Come hai pucciato il biscotto? Impucciato, no, bruciato, impucciato. Nella mia stellina? Sì, ma papà, devi sapere che l'ho voluto anch'io. No, balle, balle.
Ma anzi, ma c'è la raffreddore, c'è la tosse, cosa fa? Ma dillo esplicitamente, non voglio che faccia sesso, non dire... Oh, cioè... Te. Ovvio. Te. Teodorindo! Un altro nome inventato, un nome di una medicina inventata come Lingobrigida, come minchia era. Il Grazie. conosciutissimo! Chi non conosce Teodorinda e le magiche storie, le storie tese di Elio e Teodorinda? Elio. Sì, le tesi di Elio, Teodorinda si era aggiunto lui perché è il mitico Teodorinda. Ah, non le E cioè, conosco queste. quello è il fratello di Teodorinda, Certo. conosciutissimo. Cara Lollobrigida, ma non vuol dire Longo. È che diventata io possimo Longobrigida. stare a continuare a scopare oppure a guidare oppure fare le stesse cose oppure Ah, comunque. allora, avete visto cosa ha fatto col braccio? Tipo, voi non ci vedete, però stiamo gesticolando, Ha fatto tipo studio come per dire ora la vuoi vedere. Basking. Cioè, sta cosa mette in brividi a tutti, In ragazzi. brividi. Mette i brividi a tutti, ragazzi. Cazzo, Guardatelo, spaventoso! Sei paura. scandaloso! Sì, metti i brividi a tutti. No, comunque, la cosa che non ha fatto scalpore, Scalpore. che tutte queste scene che vi sto facendo sono puramente casuali, e c'è la scena di un'altra. Ci mancherebbe che sono casuali, perché Sì, non immagino una conversazione simile in una famiglia, almeno non infatti. nella mia e nella sua. Nella sua nemmeno pure, cioè. Di un altro personaggio che io devo dire al mio discapito che è veramente fottutamente Oh, pauroso. attenzione, preparatevi, non fate vedere questo ai minori di 10 anni, perché secondo me, può anche 12, perché secondo me è veramente pauroso, quindi occhio, bende agli occhi ai bambini. 3, 2, 1. Cioè, allora io prima quando l'ho visto, perché noi l'avevamo già visto logicamente prima una volta, Una cioè volta sola. solo una volta, rivedendolo mi rendo conto l'autismo di questo Cioè. ragazzo. Cioè, no, questo è un gorilla, un orangotango, non è un uomo. Poi meno male che era pauroso, eh. E continua a saltare. Avrà fatto 10 secondi di video solo facendo. 100 kg e non sentirli proprio. No. Esulta. Ma Ma che cazzo è un gorilla che fa non un'onda energetica? energetica. Wow. Però intanto a discapito ci sono i figli. Noi figli siamo pronti a sconfiggere il genitore medio, il genitore che non vuole farci sesso. Non Questo vuole. non l'avevo sentita nelle quinte. Oddio. Non vuole farci sesso. Semmai non vuole farci far sesso, che già è un italiano mediocre, ma addirittura farci sesso è come se il genitore fa sesso con la figlia, un incesto. Ma che cazzo Un dici? tabù nelle famiglie di quelli. Che senso aveva dal sesso alla PlayStation? Fate proprio dei paragoni come confondere Nutella con la merda, uguale. O Nutella con la Nut Nut, cow, quelle cose lì. Dall'altra. Guarda, molto risate. Ti investisse un tir. Si romperebbe il tir probabilmente. Ma cioè, allora, Voi fate i figli e poi ma no, abbassano. aspetta, perché abbassa i figli come per dire, adesso i figli li buttiamo nel cesto, li facciamo mettere nel cesto. Invece lui voleva dire, abbasso i figli che fanno sesso o abbasso I il sesso, ribelli, i abbasso i ribelli ribellini. o abbasso coloro che fanno sesso a discapito delle donne. Cioè, non abbasso i figli, non ha senso, Frasi di è senso poco razzismo, è compiuto. brutto da sentire. Abbasso.
Cioè, allora, se conoscete Far Cry 4, questo sapete chi è e che è un dittatore. Ma lui, secondo me, sarebbe un dittatore peggiore di questo. Sì, sicuro. E dall'altra parte, abbassi i genitori, abbassi i Cioè, genitori. stesso discorso di prima. Non ha senso che un figlio che fa sesso, ok? Il genitore lo rimprovera, abbassa i figli. Il genitore come reagisce? Abbassa i genitori. Cioè, è proprio No, un. i figli come era, hai fatto un errore. Sì, vabbè, però a forza di parlare di sto minchione mi viene da rimettere, vabbè. Cioè, il figlio che dice al genitore abbasso i genitori solo perché è stato rimproverato una cosa che non si dovrebbe fare, giustamente, ma arrivare a una rivoluzione sociale nel 2014 di questo genere Cioè, da bimbi minchia. Il genitore, secondo logicamente Andrea, è un bimbo minchia come il figlio, alla pari del figlio, secondo questa conversazione amichevole fra genitori, certo. Io, se fossi donna, figlia di mio padre e di mia madre, in casa non c'entrerei uno. Cioè, questa conversazione non ci sarebbe, perché, a parte che ha fatto un argomento giusto, si può dire, perché questa cosa di rimanere incinta a 15 anni, 16 quanti ne aveva, è una cosa brutta da dire. Però, un argomento una sociale conversazione sociale scioccoso. scioccante, Scioccoso. scioccante, che però detto da logicamente Andrea sembra tutto un Un divertimento, una giochetto. tiritera, fanculo. Abbassi i genitori, abbassi E i genitori. ancora. Ho perso un embolo. Comunque, Un forse. embolo. Come fai a Allora, perdere un a parte embolo? che l'embolo viene, se mai hai perso un neurone, hai perso un capillare, ma l'embolo è qualcosa che ti viene, se ti colpisce rischi di morire. Quindi, per cui, se tu hai perso l'embolo, vuol dire Reputati fortunato. Perché se avevi un embolo e ti raggiungeva il probabilmente. cervello che probabilmente non hai. Probabilmente voleva dire ho perso la voce, ho perso la forza di gridare, di urlare, ma. A Ah, freddo. freddo. Cioè, chiudi la finestra. Sfigato, bro. Il video finisce qua, se il video Eccolo vi è qui, piaciuto, like. un bel mi piace. Cioè, più easy di Ma. questo non credo che ne esistano. Cioè, tu vai con su Sony Vegas, fiero, ci piazzi l'immagine così come No, cioè, viene. manco io con Camtasia mi immagino di fare queste stronzate. Cioè, sono talmente banali che Messa così sono. male, cioè. Con tutto lo sfondo bianco dietro. Mettilo magari nell'angolo o qualcosa. Niente, zero, un video di merda. Commentate, iscrivetevi, condividete. Sì, perché la Condividete gente qua condivide sopra sue feb sta merda. scrivendo logicamente Andrea e scrivendo Tutti. sotto ammazzati, no scherzo. Ammazzati. Ammazzati, bro. Se il video vi è piaciuto continuate a seguirmi. A breve un nuovo video sull'adolescenza. Peace! Bis. Cioè, si è dimenticato l'immagine. Dove? Hai sbagliato, amico! Non vedo niente, questo sarebbe un outro? Ah, attenzione, appare qualcosa. Oh! Cioè che poi uno può fare tecnicamente la X o disattivare le annotazioni in basso e questa minchia non la vede. Cioè questo è un insulto a YouTube, è un insulto a chi ci lavora e che ci perde il E tempo. ora ci becchiamo un po' del suo canale Cioè già direttamente. due non mi piace, l'ha caricato quante ore fa? 4 ore fa. 4. Cioè, già due non mi piace e quattro mi piace che stanno nei suoi profili. Allora, vediamo i Già la foto suoi profilo e la foto di da copertina che è proprio da cake. Io non vorrei allora, offendere, sono diventati virtuali, è proprio una mashup cake. speciale un anno su YouTube. Abbiamo visto questo. Allora, Facciamo un riassunto. questo video di riassunto speciale su YouTube, praticamente lui mette tutti i momenti migliori, ci leva la voce, ci mette una musica trash dubstep in cui non si Tipo quella capisce della un. danza dei cigni di. Che cazzo è? Vabbè, la danza dei cigni. Vabbè, comunque, in cui non si capisce un cazzo, la sua voce non si sente e finisce così il video. I momenti migliori senza la sua Poi voce. questo è uno scherzo telefonico che l'amica più stupida di lui, ma Più vabbè. stupida di lui. Ne Ciao Bibi, ciao ha messi Bunny, ciao 4 Bunny. in bocca. 4, non ci 4, riusciva di più. cioè, vabbè. Osmotic partnership, ma che Ma partnership. vaffanculo. Poi. Poi è qua che fa tutte le. Se voglio non Fa mentire. VJ il cazzone? Cioè, allora, anche per me fa VJ, non è che lo reputo cazzone, però lo reputo uno che non merita la mia stima perché non mi piace, insomma. Però reputare uno sfigato come te a fa VJ il cazzone ci vuole del coraggio, Cioè, per dire. ora non vogliamo farvi vedere il video, ma questa cosa l'abbiamo notata e ci ha messo E ci paura. ha messo una. Questa proprio non l'ha detto, ma secondo me faceva paura questa cosa. Allora, non ve lo facciamo vedere. Ciao Cioè, già a ragazzi. 39 non mi piace. 35 mi piace per capire dove sono arrivati. Allora, commenta Allora. tu. Commento io perché questo è l'esperto. Allora, abbiamo il signor Francesco Thierry, che è uno abbastanza famoso, avrà sui 10.000 siti, non lo so. Comunque c'è una pagina Facebook molto famosa che gli commenta. Quindi per dire, dici, vabbè, uno abbastanza famoso che gli commenta. Poi
Poi commenta Rob Forchetta, che è uno che, oltre ad avere un suo canale che purtroppo non fa più video, è uno che comunque dei fancantisti anonimi, come tutti ben conoscete, per chi conosce loro. Vuclabe, che è uno che non segue più di tanto, però so che tipo fa gameplay, comunque uno famoso. Fuochico! Fuochico! Colui che io ho conosciuto Fuochico, non per la... Tramite Favijay, o No, perché io non litigava con tramite Favijay, io Favijay? l'ho conosciuto ai tempi di Capobastone, ai tempi di 50.000 iscritti, che seguivo Capobastone quando faceva ancora Minecraft, e Fuochico gli andava contro, già ai tempi, e quindi uno fa Io mi ricordo famoso. Favijay con i suoi 60.000 iscritti contro di lui, un po' più Ci recentemente. sta? Beh, Stormi! Stormi! Cioè, Stormi che è colui che fa le top finance, ed è colui che mette, diciamo, il trash più trash di YouTube, e mi sembra che l'ha fatto forse una mini clip in cui c'è anche lui. Poi abbiamo Onizuka, che è uno abbastanza famoso, era famoso, ora non lo so più, perché comunque era di quella crew di Me La Godo e tutto. E comunque c'è gente così famosa, poi vedete, tipo, ti sboro negli occhi, non perdi mai colpi, cioè sono proprio sboro, cioè sono proprio i suoi tipici commenti ironici. Ma il mio dubbio, il mio, per dire, come è arrivato a 35 mi piace? Cioè, 39 mi piace, io e lei lo sappiamo bene. ma 35 mi piace perché? Cioè, E le visual. io non metto, io spesso, allora io like e dislike non lo metto quasi mai, ma i dislike proprio raramente. Quando vedo queste cose, i dislike non è per offenderlo, è per fargli capire che lo pigliano in giro. Io uno così non lo prenderei a sbelle, gli direi, oh senti, ma ripigliati, a me non fare video su YouTube. Poi Però 720. poi carica, metti i video 720 o 1080 come per Che dire, ora... sono sempre uguali. Da Sì, 240 a infatti, 720 ora mi sono trovo, sì, come uguali. per dire, ora lo metto sul maxi schermo, vado a San Siro allo stadio, metto il mio video a 4K, ma vanno convinto proprio, Cioè, convinto. vabbè, qua c'è sempre. Ora ragazzi, vi salutiamo come sempre, Quindi, lasciate un ciao, mi piace a noi, non a ragazzi. lui, anzi a sto qui, vi lasciamo il link del video, del canale, bombato di non mi piace, ma non per offesa, sia chiaro, Cioè, per i ma pochi che ci seguono, fatelo. fatelo, anche tu, Spider, che ci segui. Non mettere bella parte, merda di parte Deve metti. essere una merda di parte, perché un video così io odio farlo, perché perdo del mio tempo, sono le 11:20 della sera, io perdo del mio tempo, che potrei magari starmene al suo migolo o a cazzeggiare con il mio compagno Davide, e invece no, sto a vedere sto minchia, che non reputa, che non ha la mia stima per niente, per cui, senza offendere, io andrei qua, bel dislike, non iscrizione, un commentino easy, vaffanculo, così diretto, e ci vediamo, E spero niente. che voi dormiate tranquilli dopo questo E video. spero che non seguiate gente del genere, perché Certo, io vi certo, reputo dei certo. bravi iscritti, da questo punto di vista. Ciao ragazzi. Ciao!